Buongiorno amici, oggi facciamo la peperonata. Ho fatto un po' di lesso, ho preso due peperoni, due cipolle, una patata, due spicchi d'aglio, poi metterò un po' di sale e un po' di pepe. Come vedete gli ingredienti sono molto semplici, adesso comincio a tagliare a listarelle dopo aver lavato i peperoni, ho la pentola e comincio a inserire tutto in pentola. Non preoccupatevi della grossezza dei pezzi. Io non so se vi piace il peperone, ma è un'ottima salsa. Oggi è la festa dell'Immacolata e quindi anche le tradizioni culinarie e casalinghe vanno rispettate. So che non tutti amano la peperonata, ma come vi dico, ci sta molto bene con la carne. Ovviamente mettete, se vi dà fastidio, meno cipolla, più patata, ma insomma, questa verrà una roba fatta decentemente, molto semplice. Il peperone dà una dolcezza particolare, la patata dà una sorta di tappa a tutta questa bella cosa che stiamo preparando e vedrete, verrà un ottimo manicaretto. Si può anche surgelare, ma vedrete alla fine della cottura non ne resterà granché. Ecco qua, questo è diciamo quanto viene dei peperoni. Adesso passiamo alle cipolle. Ovviamente potete fare prima la patata, insomma, non ci sono motivi ostativi, come si dice. Io metto queste, c'è chi mette le cipolle rosse e degustibus, come si dice. La cucina è una cosa molto semplice, anche se siamo stati abituati in questi mesi, in questi anni a MasterChef e sembra che dobbiamo fare tutti dei piatti un po' troppo arzigogolati. Il grande Marchesi odiava MasterChef perché diceva che la cucina era anche semplicità, che non vuol dire sciatteria, assolutamente, ma senza dubbio è il sapore che si deve sentire. Anche qui vedete, riusciamo a fare questa cosa molto velocemente. La spesa è molto bassa. Fateci voi i conti, insomma, sarà in tutto 3 euro a starci larghi ed è un'ottima cosa. Ovviamente si possono anche fare i vasi di peperonata per l'inverno, insomma è tutta una cosa che può essere costruita nella vostra dispensa, ma qui si tratta sempre di fare le cose al meglio. Ho già inserito anche l'aglio, c'è un profumo, ragazzi, è la metà basta. Dopo la metteremo sul fuoco con un po' di acqua, in modo tale da coprire il tutto, e un po' di olio. E dovrà essere fatta sobbollire, quindi a temperatura molto bassa, per circa un'oretta, ma dovrete vedere voi, insomma, qua ciascuno ha le proprie modalità di cucina. Siamo quasi in fondo, adesso la patata, io faccio una roba più sottile, in modo tale che proprio quasi si spappoli in cottura e dà questo senso di
Intanto la patata rende il sapore di queste cipolle, di questi peperoni che possono sembrare forti, diciamo li attutisce, ecco. Ma nello stesso tempo la forza della patata è anche quella appunto di creare una sorta di pappetta che a me piace molto. Si può poi usare il pane, si può usare la crescente se avete fatto la crescente bolognese, insomma un po' anche il tentativo di salvaguardarle queste tradizioni, perché sennò diventa veramente tutto un po' complicata la faccenda. Le tradizioni sono fondamentali nel momento in cui noi le rinverdiamo. Vedete, i pezzettini sono piccolini proprio per il motivo che vi dicevo. Mi resta la mezza patata da pulire. Se sentite del rumore è sempre la caldaia che va, perché oggi è piuttosto freschetto, come avete sentito fuori. Come vedete, la quantità di questa buonissima salsa, adesso la vedete molto alta, ma cuocendola si abbasserà. Usate le vostre mani, non vi preoccupate. A questo punto prendo l'acqua, come vedete ho quasi coperto, metto il sale, un pugno e un po' di pepe bianco. E poi mescolate. A questo punto lo mettiamo sul fuoco, come vi dicevo, a fuoco basso, in modo tale che sobbollisca, lo coprite, ci vorrà circa un'oretta. Ci vediamo alla fine della preparazione. Bene, come vedete sta andando, adesso lasciamo ancora andare per circa un'oretta, come vi ho detto, controllatelo, e adesso c'è il tempo di andare a messa perché oggi è l'Immacolata. Buona festa intanto a tutti, ci vediamo tra un po'. Ecco, vedete, si sta addensando, ci siamo quasi. Ancora un quarto d'ora, poi spegniamo, quindi cottura in totale un'ora e un quarto. Dopo si lascia ferma e si usa poi come salsa per il lesso o anche da sola. Ciao!